Caro Fra Nicola, è un onore e una gioia ritrovarsi con te, con i tuoi confratelli e con tanti altri fratelli e sorelle nella fede, a pregare insieme in questo luogo caro a noi e agli incalcolabili devoti di San Pio da Pietrelcina, sparsi in tutto il mondo. La nostra è un'associazione giovanile educativa, dichiaratamente cattolica, che si propone di contribuire nel tempo libero e nelle attività extrascolastiche alla formazione della persona secondo i principi e il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi, ai quali vuole insegnare la necessaria armonia con se stessi, con il creato, con gli altri, e a essere cittadini del mondo e operatori di pace. Condivide con noi l'animazione del Rosario una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che ha tra i propri scopi quello di promuovere e partecipare, anche costituendo appositi nuclei, ad attività di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali. Insieme, avendo fatto della nostra uniforme una semplice, non semplicemente un abito esteriore, ma un vessillo dei valori che incarniamo e del comune impegno a costruire una società più giusta e solidale, vogliamo rivolgerci alla Madre Celeste e al suo divino bambino per chiedere, come faceva Padre Pio, di restare coerenti con i nostri principi fino all'ultimo giorno della nostra vita. Come il mistico frate, vogliamo anche noi essere attenti ai bisogni del prossimo e disponibili a tendere una mano o a elargire un sorriso a quanti hanno bisogno di un aiuto o semplicemente di un gesto di affetto. Seguendo il suo esempio, ora, a nome della GESCI, ma anche dell'Associazione Nazionale Carabinieri, insieme a tutti voi che pregate con noi, rivolgo la comune preghiera alla Madonna delle Grazie, che poi continueremo ed invocheremo durante la recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuto sentiere umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la nostra strada della vera pienezza. Alzati piena di grazia e corri verso noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace e attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In Lui troviamo casa, con Lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria. Il nostro cuore ti attende. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.